Ben ritrovati a questa nuova miniserie di video che ho deciso di creare e dedicare all'installazione su un telefono Nexus 4 di Ubuntu Touch, ovvero del sistema operativo per telefoni, smartphone e anche tablet che Canonical sta sviluppando sulla base di Ubuntu. Immagino saprete che Canonical si è prefissa l'obiettivo, come anche altre aziende, si è prefissa l'obiettivo di far convergere il sistema operativo nella sua forma in cui si presenta all'utilizzatore, far convergere Ubuntu per PC, per desktop quindi, con Ubuntu per il mondo mobile. Il risultato nel mondo mobile si chiama Ubuntu Touch, che è appunto tuttora attualmente in forte sviluppo. Ci sono alcuni modelli di telefoni ufficialmente supportati, altri non ufficialmente supportati, ma per tutti questi telefoni è possibile fare una prova di installazione di Ubuntu Touch per vedere a che punto siamo e anche per toccare con mano questo nuovo sistema operativo per smartphone. Ecco, l'occasione mi è arrivata, mi è venuta, è capitata a me, grazie all'intercessione di un amico, ho potuto mettere le mani su un Nexus 4. E quindi ne ho subito approfittato per provare queste procedure. Ho seguito le istruzioni passo passo che sono descritte a questo link del wiki di Ubuntu, che vi mostro qui. Ecco, questa è la pagina originale delle istruzioni scritte da Canonical, dagli sviluppatori di Canonical, con tutte le avvertenze del caso, che si tratta di un software in sviluppo e non pronto per un utilizzo quotidiano, eccetera, eccetera. Ecco qua i modelli di telefono ufficialmente supportati, fra i quali c'è appunto il Nexus 4, eccetera, eccetera. Ecco, questa è la pagina sulla quale mi sono basato io per provare questa installazione. Allora, torniamo alla mia scaletta. Subito un'avvertenza. Siccome queste operazioni, che vi mostrerò appunto in questa miniserie di video, che penso dovrebbero essere tre, uno è questo introduttivo, uno nel quale vi mostro come passare dal telefono originale Android verso Ubuntu Touch, quindi togliere Android e sostituirlo con Ubuntu Touch, e un terzo video conclusivo nel quale faremo il percorso inverso, ovvero una volta toccato con mano Ubuntu Touch, torneremo di nuovo alla partenza, quindi verso Android. Risostituiremo Ubuntu Touch e rimetteremo Android. Questo è il mio obiettivo e dicevo subito un'avvertenza iniziale. Siccome queste operazioni vanno a cancellare completamente ciò che avete sul vostro telefono, sempre ammesso che abbiate, per esempio, in questo caso io uso un Nexus 4, quindi queste istruzioni funzionano per Nexus 4. Io non ho altri modelli di telefono o di tablet, quindi non so fino a che punto funzionino nello stesso modo su altri telefoni. Quindi, se volete fare le stesse cose che io vi mostrerò in questi miei video, è altamente consigliato farlo esattamente con lo stesso telefono. Così partiamo con la stessa base di hardware. Dicevo, un'avvertenza iniziale, quindi siccome queste operazioni cancellano completamente il telefono, mettono un sistema operativo nuovo, lo ricancellano, rimettono un altro sistema operativo, è vostra responsabilità decidere se provare o no quanto vedrete in questi video. Quindi dovete essere anche coscienti di ciò che fate, sapere ciò che fate, e prendervi pure la responsabilità per eventuali problemi che potete causare al vostro telefono.
Ovviamente l'ideale sarebbe avere un telefono di riserva, nel senso Nexus 4 dovrebbe essere il, tra virgolette, muletto, il telefono di prova. Voi dovreste avere un altro telefono che usate quotidianamente e non lavorare proprio su quello, perché se vi succede qualcosa in mezzo a queste operazioni, poi non avete più il telefono, ecco. In ogni caso, se decidete appunto di seguire quanto io vi mostro, dovete essere anche in grado di seguirlo e sapere cosa fate e di sicuro non venire a dire a me, ho provato a iniziare a seguire la procedura, mi sono bloccato metà, non so più cosa fare, dimmi cosa fare. Ecco, questo non è il caso perché sarebbe difficilissimo per me darvi una mano e più che mostrarvi questi passi in diretta, senza tagli, mostrarvi cosa succede passo per passo non posso fare. Ecco, quindi siete avvertiti. Se decidete di fare la stessa cosa, quando iniziate, da lì in avanti è vostra completa responsabilità. Allora, scusate, forse un'ulteriore avvertenza, che comunque è citata per bene nella pagina wiki originale di Canonical, che io vi lascio naturalmente nella descrizione di questi video. Ubuntu Touch appunto non è pronto per un utilizzo quotidiano, non è un sistema operativo ancora completo. Ci sono alcune funzionalità parziali, alcune già presenti completamente, altre assenti, e la stabilità non è proprio quella che ci si può aspettare un sistema operativo definitivo. Ciò nonostante, io ho provato, sono restato con Ubuntu Touch installato per 2 o 3 giorni e ho potuto fare almeno le operazioni, diciamo, indispensabili, come telefonare o navigare con i dati, col wifi, usare il browser. Insomma, diciamo che le operazioni base con le quali, volendo, si può già sopravvivere, ci sono già in Ubuntu Touch. Però, chiaramente, confrontandolo con Android o con iOS, ovviamente si nota che è un lavoro parziale e non ancora completo. Ecco. Allora, in questo video introduttivo cosa vi devo dire ancora? Dunque, vi ho detto come ho fatto ad ottenere un Nexus 4, quindi vi ho detto da dove ho preso la scaletta delle operazioni da fare, vi ho dato i punti di attenzione e gli avvertimenti iniziali, vi ho detto anche come sarà strutturata la miniserie. Quello che manca è mostrarvi l'apparecchio, quindi quello che useremo, e a tal scopo ho attivato la webcam, già posizionata, insomma, in questo mio set cinematografico un po' precario. Ho piazzato una webcam che punta dritto, come la vedete la webcam riflessa in questo momento nello schermo nero del Nexus 4, la vedete, questa webcam punta dritta al video del Nexus che adesso attivo, eccolo qua. Io ho fatto il possibile per rendere il più nitido possibile l'immagine del telefono che appare nel video, come vedete adesso. Non sempre, non in tutte le occasioni è molto nitido la scritta. Semmai vi dico io cosa c'è scritto, dove interessa sapere quello che c'è scritto sul video del telefono. Comunque, più di così io non riesco a fare, anche se aumento la luce, poi si vede ancora meno cosa c'è sullo schermo del telefono. Diciamo che più o meno dovreste riuscire a leggere quello che c'è scritto sul telefono. Vediamo un po' se vado nelle impostazioni. Schiacciamo l'icona delle impostazioni, che è questa in alto a destra. Impostazioni, eccoci qua. E andiamo sulle informazioni del telefono, che è l'ultima voce. Dovreste riuscire a leggere. Io più o meno sto guardando il risultato della webcam come lo dovreste vedere voi sul video, e in ultimo riesco a leggere info sul telefono. L'ultima voce la scelgo e magari con un po' di difficoltà dovreste riuscire a leggere qua che si tratta di un Nexus 4 e qua che ha la versione Android
4.3. Mi sembra che più o meno, forse leggendo assieme alla mia lettura, riuscite a intuire cosa c'è scritto, perché non sempre è così nitida l'immagine della webcam, purtroppo. Ecco, comunque posso anche girare sul dorso il telefono, vedete che dovreste vedere che appunto è un Nexus, quindi un modello ordinato da Google a un costruttore. In questo caso il Nexus 4 è stato costruito da LG, lo vedete qua. E quindi appunto useremo questo telefono, che è uno dei modelli appunto ufficialmente supportati da Canonical in questa fase di sviluppo di Ubuntu Touch. Ok, quindi possiamo uscire. Vi ho mostrato il set cinematografico, per così dire, il telefono che andremo ad usare nel prossimo video. E quindi per questo video introduttivo direi che è tutto. Vi saluto e vi attendo appunto alla prossima puntata, alla prossima parte di questa miniserie. Ciao ciao!